In questo tutorial vedremo come utilizzare Jenkins per creare un'immagine Docker da caricare dentro Docker Hub e poi deployarla appunto sul nostro server. Quindi come automatizzare tutto il processo. Prenderemo un applicativo che abbiamo su Git, lo cloneremo sulla VPS in cui si trova Jenkins. E costruiremo un'immagine Docker che uploaderemo su Docker Hub per poi appunto installare il container su appunto un server per renderlo appunto fruibile. Allora, io avevo già un esempio già fatto, quindi vi faccio vedere un attimo l'esempio e poi vi farò vedere come costruirlo. Qui ho il mio Jenkins, come vedete qua ho test 2. Ora io lancio la compilazione. Come vedete lui ha clonato l'applicativo da Git. Ora sta andando a costruire l'immagine. Ora sta andando a deployare l'immagine all'interno su Docker Hub, ovvero qui. Come vedete l'ultimo upload è di 20 ore fa, mentre ora è di pochi secondi fa perché appunto è stato appena uploadato a una nuova immagine. Qua sta cancellando appunto l'immagine fatta dal server per liberare spazio, visto che ormai l'abbiamo su Docker Hub. Qua l'ha deployata sul server e qua appunto l'ha resa utilizzabile. Infatti se ora noi ci colleghiamo all'IP sulla porta 3000 dovremo vedere il nostro applicativo funzionante. Come vedete è un piccolo Node.js che stampa Hello World, che è stato preso da qui. Andiamo su GitHub. Ok, come vedete qua abbiamo demo 01. Questa appunto è stata clonata da Jenkins e poi da qua abbiamo appunto qua abbiamo il Dockerfile che abbiamo utilizzato poi per costruire la nostra immagine. E quindi ecco, vi farò vedere come fare tutti questi passaggi. Allora, per prima cosa dobbiamo installare Jenkins. Su questo canale trovate vari tutorial su come installare Jenkins, trovate un tutorial per installarlo tramite Docker e trovate un altro tutorial per installarlo tramite Ansible. E proprio per prima cosa andiamo a caricare la nostra chiave di accesso SSK. La nostra VPS, ho preso una VPS nuova su OVH, una VPS da 3 euro che dovrebbe essere più che sufficiente per gestire Jenkins. Ok, ora qua metto la mia password e ok, non con root, ma il nome utente è Ubuntu. Ok. Ora qua incollo la mia password, entro. Poi vado qui in vim.ssh authorized key e qua carico la mia chiave keygen perché così poi potrò collegarmi alla VPS senza aver bisogno di inserire la password e ovviamente non vi faccio vedere la mia chiave keygen, per generare dovete fare comunque ssh-keygen e poi andate a generare appunto questa chiave dove appunto vi dirà poi dove si trova eccetera, quindi non sto lì a farvi vedere come si fa. Però sappiate che se volete accedere alla VPS senza password, appunto dovete creare questa chiave keygen e poi andarla a, una volta entrati nella vostra VPS, andarla ad inserire qui in punto SSH slash authorized case, eccetera, eccetera. Adesso io metto un attimo in pausa, inserisco la mia chiave e poi ripartiamo. Ok, io ho inserito la mia password, quindi adesso esco un attimo dalla VPS, provo a rientrare. Come vedete sono entrato senza mettere la password, appunto perché sono entrato tramite appunto la chiave che ho inserito. E, ok, andiamo a installare il nostro Ansible, per farlo andiamo su Ansible install Jenkins. Allora, per farlo avremo probabilmente bisogno di Java, poi facciamo un sudo apt update. Adesso proviamo ad installare Java così, vediamo se va giusto.
Ok, Java version, ok, sempre installato. Ok, quindi Java è attivo, quindi ora proviamo ad installare Jenkins, quindi andiamo. Installiamo un Fuget, andiamo a installare appunto il nostro repository, poi copiamo questo comando qui. Copia. Ok, poi facciamo di nuovo un apt update, che così andiamo ad aggiornare appunto la nostra lista di packages con appunto il repository di Jenkins. Ok, abbiamo fatto anche questo. Qui non ci resta che fare apt get install Jenkins. Un service Jenkins status ci dice che Jenkins è attivo, quindi se prendiamo l'IP della nostra VPS dovremmo poterci connettere, dovremmo vedere Jenkins attivo. Sulla porta 8080 teoricamente dovrebbe essere. Ok. Quindi Jenkins è installato, ora dobbiamo andare qua a recuperare la password, quindi ci copiamo questo percorso. Facciamo cat. Facciamo cat var permesso negato, perché dobbiamo farlo come sudo. Quindi facciamo sudo cat var lib secret Jenkins secret initial admin password e ci copiamo questo codice qui, lo mettiamo qui, facciamo continua. Facciamo continua e ok. Personalizzate, ok, una volta quindi facciamo continua e ci esce questo. Installa componenti aggiuntivi consigliati o selezionare i componenti aggiuntivi da installare. Per adesso facciamo componenti aggiuntivi consigliati, poi vedremo di aggiungere un paio di plugin che potrebbero servirci. Ok, ha finito. Quindi adesso creiamo il nostro account utente perché la password appunto che abbiamo usato ora, quella che siamo andati a recuperare là, non è più valida. Quindi, nome metto la mia password. Salve continua. Ok, qua ci dice appunto l'URL del nostro Jenkins. E ok, possiamo cominciare ad utilizzare Jenkins. E ok, come vedete il nostro Jenkins è funzionante e quindi ora andiamo a vedere come costruire appunto una pipeline che ci permette appunto di clonare il nostro progetto da Git. Dockerizzarlo, uploadarlo su Docker Hub e infine creare il container sulla VPS. Allora, per prima cosa andiamo ad aggiungere i plugin che potrebbero servirci. Andiamo in gestisci Jenkins, gestisci componenti aggiuntivi. Disponibili, guardiamo cosa offre il panorama. Caricamento, elenco, componenti aggiuntivi in corso. Proviamo a scrivere Docker e guardiamo che cosa offre. Allora, Docker Pipeline di sicuro e anche Docker, questo qui, questi qua, direi che possiamo installarli. E per ora direi che possono bastare questi due, poi vedremo se dobbiamo mettere su ancora qualcosa. Quindi facciamo un bel installa senza riavviare.
Ok, una volta installati appunto i due plugin, riavviato Jenkins, vi dovreste trovare qui. Direi che la prima cosa da fare è andare a creare le credenziali. Prima di creare la pipeline, quindi andiamo in gestisci Jenkins, gestisci credenziali. Andiamo qui su Jenkins globali, credenziali globali non limitate, ok, facciamo aggiungi credenziali e qua possiamo appunto andare a creare le credenziali del nostro account Docker Hub. Come abbiamo detto, una volta creata la nostra clonato il nostro Docker da Git, allora Git è libero, quindi non abbiamo bisogno di mettere le credenziali di Git. Ma nel caso usate Bitbucket o qualcosa, allora dovete immagazzinare in Jenkins anche le credenziali di Bitbucket o di qualsiasi altro servizio che volete andare ad usare. In questo caso GitHub è un progetto aperto, quindi non abbiamo bisogno delle password di GitHub, ma abbiamo bisogno di quelle del Docker Hub per uploadare appunto la nostra immagine sul Docker Hub. Quindi allora veniamo qua, punto credenziali, aggiungi credenziali, nome utente, qua metto il mio nome utente di Docker Hub, qua metto la mia password, qua metto un identificativo che chiamerò allora Docker Hub, che mai potete chiamarlo come volete, ripeto è solo un identificativo che poi ci servirà per richiamarlo all'interno della pipeline, in cui appunto poi all'interno del pipeline tramite questo ID gli passeremo queste due variabili, nome utente password, qui descrizione my Docker Hub credentials. Ok, e qui abbiamo il nostro Docker Hub, quindi le nostre credenziali. Quindi andiamo qua, facciamo un nuovo elemento, scegliamo pipeline. E qui mettiamo il nome della nostra pipeline, possiamo chiamarla test se volete, o come volete voi. E facciamo ok. Arrivati qua, andiamo qua in script e qua comincia il bello, perché qua appunto dobbiamo andare a inserire lo script che appunto ci permetterà di fare step by step tutte le nostre procedure. Quindi, siccome io questo script l'ho già fatto e l'ho fatto qui nel mio Jenkins precedente, me le vado a copiare da qua, siccome ho la memoria, anzi no, facciamo ancora meglio, me le vado a copiare dal mio gist, che così poi ve lo condividerò anche sotto in descrizione, e questo appunto è la nostra pipeline. E quindi partiamo da pipeline. Qui e qua mettiamo, apriamo e chiudiamo. All'interno di pipeline qua andiamo a inserire le nostre variabili d'ambiente, quindi environment, questo qua lo copiamo e lo mettiamo qui, e qua come vedete qua togliamo Docker, qua mettiamo Docker Hub, che non è nient'altro che l'ID delle credenziali che abbiamo inserito prima. Qua diamo il nome appunto al nostro registro del Docker Hub, qua mettiamo Jenkins Tutorial, che sarà appunto il nome dell'immagine che andremo a caricare qua in Docker Hub. Jenkins Demo era la mia versione di prova nel Jenkins precedente che avete visto, mentre qui appunto andremo a creare un Jenkins tutorial che quindi ci dovrebbe apparire qua nel nostro account di Docker Hub, qua sopra dovrebbe apparire prima o poi. Quindi qua abbiamo inserito la nostra variabile d'ambiente, poi qua mettiamo agent any qua sotto, e ora andiamo a costruire i vari step della nostra pipeline. Il primo step è clonare il nostro progetto da Git, quindi stages
Stages, ah ok, aspettate. Stages, aperto e chiuso, e all'interno di stages ci saranno i vari stage, appunto, i vari step. Il primo step è clonare il nostro repository. Quindi questo qua è il nostro primo stage. Quindi all'interno di stages andiamo a mettere il nostro primo stage, ovvero clona git, e qua andiamo a chiudere, e questo possiamo già andarlo a testare prima di andare oltre. Quindi facciamo applica, allora pipeline. Ok, qua aspettate che metto un po' di segni apposti per non confondersi. End pipeline. Qua è fine stages. E questo è il nostro steps e questo è il nostro stage. Applica. Salva. Quindi andiamo, siamo qua all'interno del nostro test. Compila ora, vedete qua sta partendo, e come vedete sembra essere andato a buon fine. Sì, vedete, è verde, quindi è andato a buon fine. Quindi il nostro primo step è andato bene. Per vedere cosa ha fatto di preciso ci basta andare qua, console output. E qua, come vedete, vedete tutto quello che ha fatto a livello di terminali, insomma. Quindi qua vedete la clonazione del repository. E qua appunto ci dice che è finito con successo, quindi il nostro primo step funziona. Quindi torniamo su test, facciamo configura, torniamo in script e andiamo ad inserire la seconda fase, lo secondo stage. Quindi andiamo qui, nel nostro Jenkins, e il secondo stage è building image, ovvero costruire la nostra immagine Docker. Quindi 1, 2, 3, copiamoci questo stage, torniamo qui e qua sotto lo incolliamo, ma mettiamo un po' di spaziatura. Qua abbiamo stage, qua abbiamo step e qua abbiamo il nostro script che richiama il comando docker. Ok, come vedete qua abbiamo docker image, che è una variabile che abbiamo creato qua. Questo perché in questo modo, allora, come vedete qua gli diamo il comando per costruire l'immagine, docker build registry, e qua il build number non sarà nient'altro che aspettate che lo faccio vedere da qui, non sarà nient'altro che questo. Praticamente gli passiamo ad ogni immagine che andremo a creare, gli passeremo un tag 1. Faccio vedere nel docker hub per capire meglio Jenkins demo. Come vedete ogni build, ogni immagine che andiamo a costruire viene taggata. Potete taggarla anche con dei nomi, eccetera. Però per avere uno storico io la taggo con appunto il numero delle build di Jenkins. E quindi allora, dove eravamo qui. E quindi appunto il build number non è nient'altro che una variabile, una delle tante variabili default di Jenkins. In realtà ne ha molte, potete anche passargli ad esempio l'ID del commit di git, eccetera eccetera. Ormai più avanti in prossimi tutorial lo vedremo, per adesso limitiamoci a questo. E quindi insomma, qui andiamo a costruire la nostra immagine registry, quindi si chiamerà piano2982@jenkinstutorial, e come tag appunto il numero della build. Questa la associamo alla docker image, alla variabile docker image, perché questa poi la useremo più avanti per passare altri tipi di dati, ma questo lo vedremo dopo.
Quindi qua abbiamo il nostro secondo stage. Lo salviamo. Lo salviamo. Lo compiliamo e probabilmente ci darà errore perché sul nostro server non c'è installato Docker, quindi lui andrà a cercare i comandi Docker ma non li troverà. Come vedete ci dà failed. Se andiamo qua nella nostra dashboard, vedete c'è la nuvoletta che ci dice appunto non c'è più il sole, quindi c'è anche il segno rosso. C'è la nuvoletta che non più il sole, appunto per dirci che qualcosa è andato storto nel nostro in una delle nostre appunto procedure. Quindi andiamo qui in torniamo dentro nel nostro progetto. Andiamo nella nostra console e andiamo a vedere qual è l'errore. L'errore è avvenuto qui. Quando lui ha tentato di fare la Docker build, ci dice Docker not found. Questo vuol dire che sul nostro server non c'è installato Docker, quindi dobbiamo andare ad installarlo. Allora, su questo canale trovate molti tutorial su come installare Docker, però anche qui, visto che abbiamo installato anche Jenkins, andiamo a installare anche Docker. Quindi, Docker Ubuntu 2020 e 2020, Ubuntu 20 che viene. Allora, to install Docker on Ubuntu, no, andiamo proprio sul sito ufficiale di Docker. Install Docker Engine on Ubuntu. Allora, apt update lo abbiamo già fatto, andiamo a installare il repository, quindi copia, mettiamo la nostra VPS, siamo già dentro. Andiamo qui, installiamo la gpg key. Ok. A verificare appunto la nostra key che sia giusta, fingerprint, ok. Quindi facciamo un apt update e poi un apt e poi andiamo ad installare appunto il nostro Docker. Apt get update fatto. Quindi andiamo a installare Docker CE cli e container.io. Oops. Cos'è successo? Allora, apt-get update fatto. Ah, scusate, dobbiamo installare. Ci siamo dimenticati questo comando qua, scusate, i repository. Ok, ora abbiamo inserito il nostro repository, quindi facciamo apt update. Ok, e ora proviamo a lanciare i tre programmi che dobbiamo installare, che sono. Installa. Ok. Ok, quindi se io faccio docker-v, ok, Docker è attivo. Faccio docker images, ok, dobbiamo abilitare i permessi del nostro Docker, perché altrimenti possiamo usarlo solo come sudo. Proviamo a usarlo solo come sudo, poi vediamo se dobbiamo abilitarli. Quindi docker images, come vedete, ci dice che le nostre docker image non esistono appunto, perché tecnicamente dovrebbe costruircela il nostro buon Jenkins. Quindi andiamo a vedere se ora può operare o se dobbiamo abilitare qua, aggiungere Jenkins, l'operatore Jenkins al gruppo Docker. Però prima di farlo proviamo a lanciare una build, così vediamo a che punto siamo. Quindi back to the project. Andiamo qui, compila ora e andiamo a vedere.
Allora, la clonazione subita è andata, la costruzione dell'immagine è andata di nuovo storta. Andiamo nella console a vedere perché. Console output. Permesso negato mentre proviamo a connetterci al Docker Daemon Socket. Quindi dobbiamo permettere all'utente Jenkins di utilizzare Docker. Quindi andiamo qua nel terminale, proviamo a fare sudo group add docker. Ok, il gruppo docker già esiste. Facciamo sudo user mode ag docker e quindi aggiungiamo al gruppo docker l'utente Jenkins, ok. Proviamo un attimo a riavviare il server perché forse per prendere i permessi ha bisogno di essere riavviato. Quindi proviamo dopo aver riavviato se l'utente Jenkins appartiene al gruppo Docker. Ok, aspettiamo che riparta. Ok, sta ripartendo. Ok, proviamo a entrare. E vediamo che gombina il ragazzo. Allora, compila. Funzionato, incrociamo le dita, anzi possiamo andare a vedere nella sintesi, nel log, andiamo a vedere nel console log cosa sta facendo, nel console output cosa sta facendo. Oh, ok, adesso Docker lo vede, quindi ok, quindi bisogna aggiungere Jenkins al gruppo Docker con il comando che avete visto prima e poi riavviare il server per fargli prendere appunto il permesso. E come vedete ora lui sta costruendo l'immagine, vedete? Ok, quindi l'immagine è costruita con successo, quindi i primi due step sembrano funzionare. Andiamo qua a vedere. Ok, come vedete i due step stavolta hanno funzionato, non ci ha dato errore. E per aver conferma di questo andiamo qui, facciamo un docker images, no, scusate, sudo docker images. E come vedete abbiamo la nostra immagine taggata con 6 appunto, che è il numero della nostra build. Se ora io lo rilancio, dovremmo avere una seconda immagine taggata 7. Andiamo a vedere. Sudo docker image, eccola qua. Dopo vedremo anche come cancellare le immagini che non ci servono. Sarà uno degli step che andremo a fare. Ma allora, come avete visto, i primi due step ora funzionano. Quindi andiamo qua in configura e andiamo ad aggiungere il terzo step. Quindi clonare git e costruire l'immagine, fatti. Andiamo qua. E ora andiamo a caricare l'immagine all'interno del nostro Docker Hub. Quindi ce lo copiamo tutto, facciamo copia. E andiamo qua. Quindi qua a capo. Andiamo un attimo mettere in ordine script docker with registry docker image push. Come vedete la variabile che avevamo assegnato qua ora la stiamo usando per appunto poter uploadarla dentro il Docker hub.
qua. Quindi ora andiamo a provare ad uploadare la nostra immagine sul Docker Hub. Quindi io vado qua sul mio Docker vediamo se risponde. Ok, quindi qua dovrebbe apparirmi un Jenkins, come che l'abbiamo chiamato, andiamo a vedere come l'abbiamo chiamato, un Jenkins tutorial, un'immagine chiamata Jenkins tutorial. Andiamo a vedere qua, quindi dovrebbe apparirci un terzo step qua. Quindi andiamo a lanciare il nostro comando. Ok, il clone da Git è andato. L'immagine è stata costruita con successo, è stato molto veloce perché la nostra immagine non ha modifiche, quindi. E ora sta uploadando l'immagine online all'interno del nostro Docker Hub. Andiamo a vedere se è già apparso, non è ancora. Eccola qua, Jenkins tutorial, uploadata pochi secondi fa. Quindi abbiamo tre step, tutti e tre funzionanti. La nostra dashboard ci dà nuvoloso, non più temporale, perché le cose sono appena appena migliorate. Quindi i nostri primi tre step sono a posto e ora non ci resta che eliminare le immagini vecchie dopo averla costruita. Possiamo cancellarla. Quindi allora, come vedete, se ora andiamo qua su Docker Images, ops, sudo Docker Images, abbiamo appunto tutte le nostre immagini che, come vedete, occupano spazi inutile. Quindi ora andiamo a cancellarle. Una volta costruite e uploadate online, possiamo andarle a cancellare dal nostro server. Quindi andiamo qua, test, configura, e andiamo a creare un nuovo step, un nuovo stage. Mettiamo qui Remove unused Docker image, lo chiamiamo e ok, qua abbiamo un altro stage, come vedete Docker Registry, quindi questo nome qua più il nome del tag. Ovviamente lui andrà a cancellare la 9, ora creeremo un tag 9, non cancellerà le altre perché giustamente questa procedura avremmo dovuto farla fin dall'inizio, ma poi vedremo anche come cancellare gli altri. Per adesso dovrebbe andare a cancellare solo l'immagine 9 una volta uploadata. Quindi. Andiamo su compila e qua dovrebbe apparirci un quarto step dopo deploy image. Ok, clone, costruzione immagine e deployment dell'immagine funzionata e anche la rimozione. Infatti se vado qua l'immagine tag 9 non c'è perché è stata rimossa dopo essere stata creata, ma se vado qua nel nostro Docker Hub Jenkins, se vado in tags, come vedete abbiamo anche il tag 9. Quindi lui l'ha creata e poi l'ha cancellata dal nostro server in locale. Le altre le andremo a cancellare comunque, state tranquilli perché nei prossimi step andremo a creare il container e creando il container poi metteremo una funzione che andrà a cancellare tutte le immagini che non corrispondono a quella utilizzata, a tutte le immagini non utilizzate, insomma. Però facciamo un passo alla volta, quindi andiamo a creare il nostro container. Allora, Jenkins, configura, andiamo a creare un nuovo step, un nuovo stage, scusate qua. Stage e poi qua, ops. Allora, adesso qua vi spiego un po' di cosette.
Allora, questa parte qua, sshktroot, andiamo a toglierla, perché qua è quando vogliamo utilizzare una seconda VPS, quindi Jenkins su un server gestisce tutta la parte di costruzione dell'immagine, di deployment, ma poi l'applicativo, il container deve andare su un altro server per farlo. Poi su questo vi farò un altro tutorial, quindi per ora togliamo questi, che sono su come utilizzare poi. Lavorare su un secondo server separato dal Jenkins e quindi permettere a Jenkins di accedere a un server esterno. Lo vedremo più avanti in un secondo tutorial. Per ora limitiamoci a creare il nostro container sullo stesso server in cui si trova Jenkins. Quindi creiamo lo stage deploy. Qui abbiamo il nostro step. Il primo step consiste nel dirgli cancella tutti i vecchi container che si chiamano. Allora, noi andremo a creare qua un container chiamato test. Però, siccome negli step futuri questo container ci sarà già, dovremo prima andarlo a cancellare. Per farglielo, quindi andiamo a dirgli docker rm cancella il container test e quali due stanghette true stanno a dire se esiste. Se test esiste, eliminalo. Eliminalo. E poi qua gli diamo il secondo comando, che appunto che va a creare il container, che ovviamente sarà un container nuovo, quindi per questo che andiamo a rimuovere. Però siccome avrà lo stesso test, Docker ci ritornerebbe errore, però ci direbbe appunto che questo nome container è già utilizzato, per questo dobbiamo prima andare a togliere quello vecchio, nel caso esista. Questa è la prima volta che non andiamo a creare il container, quindi il problema non sussisterebbe, ma nelle pipeline, nelle costruzioni future invece sì. Quindi qua andiamo a cancellare il container test nel caso esista, e qua andiamo a creare un nuovo container test che gira sulla porta 3000, 2.3000, e qua gli diciamo che deve usare come immagine registri e il nome della nostra build. Vedete? Quindi prenderà questo più il nome della nostra build, che è quello che ho fatto appunto vedere prima. Che era il tag appunto della build che stiamo andando a fare, che questa qua sarà la build numero 10 forse. Andiamo un attimo a vedere. Andiamo a vedere un attimo nel Docker Hub, dov'è il Docker Hub? Qua, ok, quindi sì, la prossima build sarà la 10. Ok, quindi ci siamo, proviamo ad andare a costruire il nostro container e quindi poi dovremo vederlo. Quindi dovremmo andarlo appunto a vedere sul nostro server alla porta 3000. Quindi, allora, quindi se noi andiamo qua sull'IP, porta 3000, ora ci dà errore, ci ritorna niente appunto perché il container non è attivo. Quindi andiamo a lanciare, salviamo. E andiamo a lanciare la nostra pipeline. Quindi qua dovrebbe uscirci un 2, 3, 4, un quinto step, che è la creazione del container. Quindi compila. Ok, sta deployando l'immagine, che quindi sarà la tag 10. Ora è andata a rimuovere il tag 10, l'immagine 10 del nostro server, e sta andando a deployare il nostro container sul server. Andiamo quindi ora a vedere se sta andando. Quindi porta 3000, invio, e come vedete il nostro server, il nostro container sta girando. Colleghiamoci un attimo, facciamo docker ps, scusate, sudo docker ps, e come vedete ce l'abbiamo attivo. Facciamo docker images, sudo Docker images, abbiamo il nostro tag 10, però abbiamo anche il tag 8, il tag 7, il tag 6, che ora andremo a rimuovere. Andremo a rimuoverlo creando uno step apposito che andrà a rimuoverci tutte le immagini non utilizzate. Quindi creiamo questo step chiamato remove all images. Qui configura,
configura qua. SSH, questo qua lo togliamo perché, come vi ho detto, serve solo se andate a lavorare su una VPS esterna. E qua lanciamo il comando docker image prune -a -f, che appunto sta per tramite -f non vi chiede la conferma se volete davvero eliminare le immagini, ma lo fa in automatico. Quindi con questo comando andiamo a rimuovere tutte le immagini non utilizzate, liberando appunto spazio, togliendo cose inutili e liberando spazio sull'hard disk, altrimenti si riempirebbe la svelta con il peso delle immagini Docker. E quindi salviamo. Qui qua dovrebbe apparirci un 2, 3, 4, 5, un sesto step, e se funge direi che abbiamo finito il nostro lavoro. Quindi compila ora, andiamo a costruire il tag 11. Step 1, 2, 3 a posto, anche il 4 è andato, e adesso andiamo sullo step 6 e anche lo step 6 è andato. Quindi andiamo a vedere che il nostro container funzioni ancora. Ok, sta andando, perfetto. Andiamo a vedere docker ps, sudo docker ps, per vedere che sia un nuovo container. Come vedete è un nuovo container perché è attivo solo da 22 secondi. E ora andiamo a fare un docker image. Allora guardate, prima avevamo 1, 2, 3, 4 immagini, tra cui il tag 10. Ora dovrebbe apparire solo il tag 11, mentre tutte le altre dovrebbero essere scomparse. Docker image, solo il tag 11, ovvero l'immagine che ci serve, mentre le altre immagini vecchie non sono state eliminate. E direi che questo più o meno sarebbe tutto. Vi faccio vedere un'ultima cosa, proprio per essere sicuri che la logica funzioni. Vado all'interno del Upload una modifica sul Git, così vediamo se appunto appare poi tramite il deployment anche appunto sul nostro server, sul nostro container e poi sul server. Quindi cd Jenkins demo app. Vengo qua, faccio una modifichina semplice al nostro Node.js, hello world, e qua gli mettiamo un'aggiunta. Prova modifica. No, facciamo Jenkins working great. Salviamo, facciamo un git add, git commit, add text, git push, quindi ora, qua in automatico, una volta fatto il nostro deployment, dovrebbe aprirci con l'aggiunta del testo che abbiamo fatto su Git, quindi sull'aggiunta che abbiamo fatto, qui. Ultimo commit 43 secondi fa. Ok, andiamo a vedere, quindi torniamo sul nostro Jenkins, facciamo compila ora, build numero 12. Come vedete il Git ha preso più tempo rispetto a prima, perché appunto ho dovuto riclonare la modifica. Adesso anche la costruzione dell'immagine sta impiegando di più, perché appunto deve costruire, c'è una modifica nell'immagine, quindi deve essere davvero ricostruita. Tutto il resto è andato via anche troppo veloce. Andiamo a vedere se ha preso la nostra modifica. Ok,
Ok, come vedete Jenkins working great. E quindi, insomma, questa è una pipeline costruita in Jenkins, come vedete non è complicatissima. E quindi niente. Nel prossimo tutorial magari vi farò vedere come utilizzare poi la pipeline per deployare su una VPS esterna rispetto a quella su cui si trova Jenkins. Ma per questo tutorial è tutto. Se vi è stato utile, mettete un like e ci vediamo alla prossima. E vi ricordo che in descrizione troverete tutto il materiale, insomma, per ripetere questo esperimento, insomma. Ciao.